de Paris, de ses rues, de ses boulevards, de son air triste et gris, de ses jours et de ses soirs. Et l'odeur du métro me revient aussitôt que je quitte mon Paris pour des pays moins gris. J'ai le mal de la Seine qui écoute mes peines et je regrette tant les quais doux aux amants. J'aime me promener dans tous les beaux quartiers, voir au Palais Royal les filles à marier. Commissario, ci sta. Guarda che questo ventilatore non funziona, è già la terza volta che si è fermato. Insomma, non si può andare avanti così. D'inverno la stufa è spenta, non funziona. D'estate il ventilatore... Insomma, non si può andare avanti così. Scusate, capo, ma non è colpa mia. Ora provvedo subito, Sì, o farlo cambiare, oppure, non so, cerca di... Senz'altro. Intanto c'è fuori una ragazza che vuole parlarvi. Non ha voluto dire il suo nome, dice che è urgentissimo. Sto caldo. Dammi la giacca, subito. Faccio passare, commissario. Sì, faccio passare. Aspetta un momento. Dov'è, signor commissario? Dove lo hanno portato? È morto? No, prima di tutto calmatevi, poi spiegatevi meglio di chi parlate. Di Joseph. Ah. Joseph Mascovin. Chi siete voi? Sono la sorella, o meglio, lui è mio fratello adottivo. Soltanto adesso mi è capitato tra le mani il giornale dove c'è la sua fotografia in prima pagina, vicino alla vostra. Cos'è successo, commissario? È morto? No, tranquillizzatevi, signorina. Ho parlato in questo momento col brigadiere di servizio... all'ospedale. Il professore non è ancora passato, ma per vostro fratello ci sono delle buone speranze. Voglio vederlo. In quale ospedale è stato ricoverato? All'ospedale Saint-Louis, ma per il momento ogni visita è proibita. Appena possibile vi accompagnerò io stesso, lo prometto. Ma io voglio vederlo, anche se non posso parlargli, soltanto vederlo, assicurarmi con i miei occhi che è vivo. Su, beh, che c'è? Adesso state facendo la bambina, andiamo. Non avete fiducia in me? Vedete, state tranquilla. Non credete che vi abbia detto la verità, eppure sono un vecchio signore che di solito incute rispetto, eh? Adesso basta, su. Asciugatevi gli occhi, eh? Ah. Allora, sentiamo un po'. Dunque, come vi chiamate? Bert Chalivon. Sono stenodattilografa in un'agenzia turistica di Place de la Madeleine. Volete parlarmi di vostro fratello adottivo, signorina Bert? Mio padre faceva il mugnaio in un villaggio dell'Oise. Quando io sono nata, i miei genitori erano già molto anziani e non sperando più di avere figli, avevano adottato un trovatello, Joseph. Povero Joseph, lui non si è mai sentito un uomo come gli altri. Gli sembrava di essere sopportato soltanto per pietà. I miei genitori hanno dovuto imporsi perché continuasse gli studi e pensare che a scuola era l'alunno migliore e in casa poi si faceva un punto d'onore di lavorare più degli altri. È tanto buono, io gli devo tutto. Quando morirono i miei genitori, io ero appena una ragazzina. Joseph si è preso cura di me per diversi anni. Mi ha fatto studiare. E vivevate insieme? No, lui non ha mai voluto.
Non eravamo veramente fratello e sorella, capite? Ditemi, vostro fratello aveva amici, amiche, no? No, che io sappia. Era sempre solo. Uscivamo qualche volta insieme, la domenica. E dove andavate di solito? Ma a prendere un tè o al cinema. Durante la bella stagione andavamo spesso in campagna. E vi ha mai portato a Morsan? Dov'è? Morsan è in riva alla Senna, vicino alla chiusa di Corbeil. No, 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 noi siamo sempre andati sulla Marne, per lo più a Joinville. Ma vedete, in questi ultimi tempi non siamo usciti molto spesso insieme. Joseph si era appassionato al bridge. Vi ha mai parlato di una contessa? Quale contessa? Niente, niente. Mi permettete di farvi una domanda un po' delicata, ma però dovete rispondermi sinceramente, eh? Sì. Vi assicuro che è una domanda che vi faccio in privato, che non pregiudicherà in alcun modo vostro fratello. Ecco qua. Credete che Joseph sarebbe stato capace di rubare? Rubare lui? Scrupoloso com'era, no. Si vede che non lo conoscete. Figuratevi che tempo fa stette male per una settimana, ma male veramente. Non riusciva a trovare un errore di pochi centesimi nei suoi conti. Bene, bene, bene. Allora, non avete notato in lui negli ultimi tempi un cambiamento, che so, qualche cosa di diverso nel suo comportamento che ci possa aiutare a scoprire perché abbia tentato di uccidersi? Non lo so, non lo so. Con me non era cambiato. Ma perché lo ha fatto? La sua vita scorreva uguale, meticolosamente ordinata, senza scosse. Signorina Bert, quando i vostri genitori sono morti e voi avete continuato gli studi, dove vivevate allora? In pensione? No, ero interna dalle suore a Montmorency. Ah, per bacco, un collegio di lusso, doveva costargli un bel po' di denaro, non è vero? Sì, io non volevo, mi sentivo così umiliata. Sapevo che Joseph non guadagnava molto, glielo dicevo spesso, ma lui non mi ascoltava neppure. Sono sicura che a volte non mangiava nemmeno per pagare la retta del collegio. E fino a che età siete rimasta dalle suore? Fino a 18 anni. Poi volevo andare ad abitare con lui per economia, ma lui, come vi ho già detto, non ha mai voluto farlo. E così si è accollato anche la spesa di un piccolo appartamento dove vivo tuttora. Un appartamento ammobiliato? No, no, no. A lui non piaceva che andassi a vivere in un appartamento ammobiliato. Diceva che non sono adatti a una signorina e che sono sempre più o meno puliti e squallidi. E così ha pensato anche all'arredamento? Io non volevo, ve lo assicuro, non volevo che facesse altre spese per me. Ma lui mi ha messo di fronte al fatto compiuto. Mi ha fatto credere che si trattava di un'occasione e che aveva potuto ottenere di pagare tutto a rate mensili. Da allora sono passati 5 o 6 anni. Avete calcolato giusto. Compirò fra 3 mesi, 24 anni. Ah sì? Ma io credo che sarà l'ora. Eh sì, sarà l'ora che voi torniate alla vostra agenzia. Sì. Mi perdonate tutte le assurde domande? Sì? Sì. Bravo, bravo. Adesso andate, state tranquilli. Appena sarà possibile andremo insieme a trovarlo. Vi telefonerò poi via all'agenzia. Me lo promettete, vero, signor commissario? Promesso. Arrivederci allora. Arrivederci. Però, carina, commissario. Molto, è una pesca, Una pesca piena di sentimento. Ecco, a posto il ventilatore. Sì. Funziona? Speriamo bene. Ecco. Sì. Altro capo? No, nient'altro, grazie. Chi è? Pronto, capo, sono Jamie. Ah, sei tu. Sì, cosa c'è di nuovo? Cos'è? C'è il vecchio, uscito di casa stamattina e non in punto. Sì, era sempre vestito allo stesso modo o no? Come dite, capo?
Era sempre vestito allo stesso modo? Ah, sì, 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 capo. Portava sempre quel vecchio soprabito verde, sapete quello... Sì, ho capito. E ti ha visto? No, no, non mi ha visto, non mi ha visto, capo. Cammina, cammina sempre dritto, guardando davanti a sé. E non si è voltato neanche una volta. Sì, ogni tanto si ferma a guardare qualche vetrina. Ah, esita molto ad attraversare la strada, si vede che deve aver paura del traffico. Cosa fa adesso? In questo momento? Sta... sta osservando un tizio che pesca con una lenza, capo. E da lì dove sei lo puoi vedere? Come? Lo puoi vedere dal punto dove sei? Sì, sì, lo posso vedere benissimo, capo. Ha parlato con qualcuno? No, no, non ha parlato con nessuno. Senti, ha mica comperato un giornale? Scusate, capo, parlate più forte perché no, non si sente niente. Mm. Dico, se ha comperato un giornale? No, non ha comperato nessun giornale. No. Non lo perdere di vista, eh? Va bene, capo, motivo come volete. Sì, commissario. Dunque, vieni un po' qua. Adesso... prendi questa fotografia, eh? Andiamo un po'. Quale si può... prendi questa qui. E farla vedere un po' in giro lì, dappertutto, in Rue Caulaincourt. Non dobbiamo trascurare nessuna possibilità, eh? Vai. Bene. Giornataccia, capo. C'è un'altra ragazza che vuole vedervi. E questa è la volta che riusciranno a sedurvi. Beh, sei carina come l'altra, non mi dispiacerebbe. È un altro tipo, è abbastanza prosperosa, è un tipo un po' contadinotta. Sì? Dammi la giacca. Faccio passare, capo. Sì, sì, vado a passare. Allora, avanti, avanti. Avanti, avanti, accomodatevi. Sedete, sedete... sedete lì. Beh, piccola, cosa... cosa c'è che non va? Ecco, io veramente non volevo venire, ma il signor Giulio ha insistito tanto. Ha detto che se non ci venivo da sola mi ci avrebbe accompagnato lui. Calma, 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 calma. Calma e poi ditemi prima di tutto chi è questo signor Jules. Ah, è il mio padrone. Ha detto che dovevo assolutamente parlare con voi. Come? Sì? Per dirmi che cosa? Ecco, io veramente non mi so spiegare. Sono a Parigi solo da qualche mese. Sono venuta a lavorare. Ho trovato un posto alla latteria di Rue Caulaincourt. Ecco, la mattina presto porto il latte nelle case e il pomeriggio sto in bottega. E come vi chiamate? Emma. Emma. E poi? L'ognon. Eh? L'ognon. L'ognon? Ho capito. L'ognon. Beh, dunque, signorina Emma, mi avete detto che lavorate in Rue Caulaincourt, avete detto, no? Sì, dove è stata uccisa quella signora, la chiromante. Sì, ho capito. Ecco, la latteria sta proprio di fronte al 67 bis. Così io al pomeriggio vedo tutti quelli che entrano ed escono. Per questo il mio padrone mi ha detto, lo devi dire, il commissario Maigret. Voi siete il commissario Maigret? In persona? Io però non lo so il nome di quell'uomo, ve lo giuro. Ho notato solamente la sua macchina. Una bella macchina scoperta, tutta verde. Ma di che uomo parlate? È l'uomo che ho visto entrare tante volte in quella casa. Scrivetemi questo giovinotto. Ah, io non so se sia un giovinotto. Ma niente, anche se è sposato, lo stesso, ditemi. È alto, bruno, ha molto elegante. Sempre con cappello. E sapete quei bei capelli chiari, eh? Sì. Un giorno è arrivato con un binocolo a tracolla. E ferma la macchina un po' più giù del 67 bis. L'avete visto spesso? Da quando sono in latteria l'ho visto arrivare regolarmente una volta alla settimana. Credo che vada a trovare una donna. Perché? Perché è vestito come quando un uomo va a trovare una donna. Ah, come è vestito un uomo quando va a trovare? Io non so come dire. Ha un buon profumo. Allora, gli siete passato molto vicino. Qualche volta è capitato. Capito. E l'avete visto anche il giorno del delitto? Sì.
A che ora? Io non lo so con precisione, ma credo verso le 5. O però non si è fermato molto, è sceso quasi subito. Oh, non credo che sia stato lui a uccidere quella signora, non è possibile. Beh, dite che era molto elegante. Vi ricordate qualche particolare? Forse c'è qualche cosa, non so, che vi ha colpito. Portava degli anelli? Ah, sì. Un grosso anello d'oro con brillante al mignolo. Sì, sì, me lo ricordo benissimo. E poi aveva due denti d'oro. Avete visto? Aveva due denti. Il signor Jules ha fatto benissimo a consigliarvi di venire da me. Sapete, signorina Emma? Ecco, io però non vorrei far del male a quell'uomo. Sono sicura che è innocente. O non è possibile che un bel signore come lui... Il giorno del delitto, verso le 5... Avete visto entrare nessun altro al numero 67 bis? Sì, una signora. E che tipo era? Ma alta, con cappello di paglia e guanti. E aspettate, aveva un cestino in mano. Oh sì, sì, me lo ricordo benissimo perché ho pensato. Guarda, guarda, una signora con cappello e guanti che va in giro con un cesto come da noi in campagna. No, sì, ho capito, è quella signora dei Lucci. Come dite? No, niente, niente. E sentite, quella signora è entrata nel portone prima o dopo il signore dalla macchina verde? Non me lo ricordo. Vabbè, non fa niente. Io vi ringrazio, signorina Emma. Se avete qualche altro particolare da raccontarmi, venite qui. D'accordo? Sì. François? Sì, commissario. Accompagna la signorina, poi torna qui subito da me. Signorina, arrivederci. Prego. Dammi Luca, all'ospedale Saint-Louis, sto in linea. Subito. Luca è in linea. Pronto? Pronto, sono Luca. Chi? Ah, sei tu, Luca. Ah, capo. Dimmi un po', come va lì all'ospedale? Insomma, Mascovin migliora. Questa è una bella notizia. L'ha visitato il professore? Sì, sì, l'ha visitato, ha riscontrato qualche miglioramento. Insomma, è uscito dal coma. Ah, beh, meno male, sono contento. Quando hai notizie come queste ti devi precipitare al telefono, sai? Sì. Allora avverto subito la sorella. Che, ha una sorella? Sì, 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 ho una sorella. E dove l'avete scovata? No, non l'ho scovata, si è presentata qui da sola. Ah, meno male. Senti, adesso io ho bisogno di te, fai un salto qui. No, capo, non posso lasciare il posto qui, sono solo. Bravo, bravo, ma non ti preoccupare, ti mando qualcuno che prende il tuo posto, d'accordo? Ah, sì, sì, va bene, capo. Va bene, fra poco, Sì. Dunque, senti un po'. Chi controlla l'ambiente delle corse? La 14ª brigata. Di che vedono di rintracciarmi un uomo... giovane, bruno, elegante, porta un brillante al mignolo e marcia in cabriolet verde di lusso. Capito? Bene. Posso andare? Aspetta un momento. Chiamami l'agenzia turistica in Place de la Madeleine. Sì. All'apparecchio la signorina Berthe Janivaux. Janivaux! Di che dire un'occhiata anche alle sale delle corse. Bene. La signorina è in linea. Chi è? Signorina Bert? Sì? Chi parla? Sono io, Maigret. Come va? Avete visto quanto sono stato solerte a telefonarvi? Il professore ha riscontrato in vostro fratello un leggero miglioramento. È fuori pericolo. Sono delle buone speranze. Contenta? Posso vederlo? No, non potete ancora vederlo. No, non è possibile, ci vorranno ancora 2 o 3 giorni. Ci vuole pazienza. Commissario, immaginate la mia ansia. Sì, lo capisco. Beh, io vi terrò informata, va bene? Grazie, commissario. Ragazzi, io me ne vado, Arrivederci. Salve, caro Michele. Oh, caro dottore. Avete portato il referto lì dell'autopsia? Sì, ecco la relazione.
Bel tipo quello che ha dato quelle due coltellate, eh? Sì. E la prima è passata pochi millimetri dal cuore. E la seconda ha preso in pieno il ventricolo sinistro. Beh. Strano, però. Una cosa è certa, è impossibile che nella posizione in cui si trovava per colpire l'assassino non sia stato investito da sangue. Deve essere sgorgato violentissimo. Allora. A proposito, cosa ne faccio di questo coltello? Vabbè, datelo a me. Sentite, dottore, una donna avrebbe potuto vibrare quei due colpi? Beh, se una donna molto vigorosa, sì. Voi sapete che in certi casi le donne, grazie ai loro nervi, sono molto più forti degli uomini. Beh, questa è un'altra risposta che non mi semplifica le cose. Vi ringrazio molto, dottore. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci, ragazzi. Arrivederci, capo. La birra diventerà calda, no? Sarà meglio metterla in ghiacciaia. Prego. Sono Mers del laboratorio scientifico. Ah, sì, sì, mi ricordo benissimo. Prego, accomodatevi. Che... C'è il commissario? Sì, 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 è di là, ma veramente si è addormentato poco fa sul divano. Sapete, è sempre tanto stanco. Mm-hmm. Ma se è una cosa urgente, importante... No, non disturbatelo, signora, no. Stavo rincasando e sono passato di qua. Ero salito solo per riferirgli quello che abbiamo trovato circa il caso della chiromante, ecco. Ah, beh, ma allora è una notizia importante. Beh, quando è così, pazienza, lo chiamo. Ma no, non è il caso. Guardate, lasciamolo dormire, no? Guardate, guardate come dorme, eh? Proprio il sonno del giusto. Sì. E poi magari si sveglia la notte. Sì. Scusate. Io vi ringrazio molto e mi dispiace tanto. No, se... scusate voi, signora, per carità. Se volete lasciarmi un appunto... Beh, veramente un appunto, non so... No, perché non vorrei che svegliandosi mi dicesse che dovevo chiamarlo. No, fatto, no, vuol dire che domani mattina, ecco, io parlerò con il loro ufficio, cioè, ha fatto bisogno di disturbarlo. Sì? Sì, sì, anzi, forse potreste usare una cortesia. Sì, dite, molto volentieri, ditemi che cosa, ecco, posso dirgli. Riferiteli che abbiamo esaminato la carta assorbente, abbiamo trovato... tantissime impronte. La calligrafia può essere tanto di un uomo che di una donna. Ah, sì? Sì. Quanto alle impronte digitali sul coltello, nessuna, ma sulla carta assorbente tantissime, ma nessuna che ci possa interessare. Ecco. Bene, e allora grazie mille. Così. Buonasera. Buonasera. Ma come, dormivi? Eri sveglio! Mers non aveva niente di interessante da dirmi. Me ne porti una un po' fresca, eh? Niente. Sì, niente. Fammi portare... un bicchiere di birra, eh? Birra? Aspetta un momento.
Vai. Anzi, due. Bene, capo. Chi è? Pronto, capo, sono Jean-Pierre. Ah. Mi trovo davanti a casa di Le Coulagan. Beh, il vecchio è a casa in questo momento? Sì, capo. Controlla le finestre e cerca di non perderlo d'occhio. A proposito, domani sei di servizio? Per fortuna no, capo. Paziente. Però bisogna che qualcuno resti alle costole del Cloagan. Eh? Va bene, capo, ci penso io. Sì, bravo, pensaci tu. Ma mettici uno un po' più sveglio. Più sveglio di chi, capo? Non lo so io, eh. Raccomando. Eccomi, capo. Mi scusi un momento. Sì, sì. Lascia fare alle donne. Se c'è una cosa che mi fa andare in bestia è trovare il telefono occupato quando ho fretta. Senti, chiamami mia moglie, per favore. Dunque, bisogna... Sì, capo. Bisogna che tu mi rintracci tutti sì. I cabriolet verdi targati Parigi. Sì, targati Parigi, marca? Sì, marca. È troppo facile allora, bastava il telefono, no? Già. Dobbiamo pescare un tale, un uomo giovane, sì. Alto. Sì. Allora, c'è. Giovane. Metti. Alto. Beh, dimmi grazie perché sai, erano tutti e due per me. Ah sì? Sì, sì. Grazie. Dunque, un giovane alto, sì. Bruno, elegante, l'hanno visto con un binocolo a tracollo, dunque frequenta certamente le corse. Ha due denti d'oro e un brillante al mignolo, se non se l'è venduto. Vedi un po' ad interrogare i commessi di negozio, le donne di servizio che sono quelli maggiormente colpiti da questi tipi. Sì. Io ho già fatto avvertire la 14ª brigata, ma fai anche tu un salto agli ippodromi, giusto domani e domenica, allora. Sì, sì. Perché no? Fai anche un salto dalla contessa, eh? Non fare quella faccia, andiamo, è una bella donna, sai. Sì, sì, capo, ma mi riuscisse una volta di passare una domenica in pace. Vai che ti divertirai moltissimo le corse. A proposito della contessa, lo fai registrare tutte le telefonate che fa e quelle che riceve. Sì. E lo stesso per il Le Coulagan, eh? Sì. Pronto? Sì. Ah, ciao, signora Begret. Sì, beh, sono io. Beh, con chi stai parlando? Con chi vuoi che parli io? Con mia sorella. Tu lo sai com'è lui cresce. Quando attacca... E adesso cosa stai facendo? Oh, niente di speciale. Stavo mettendo in ordine... i ritagli dei giornali della tua ultima inchiesta. Quando tu sei in casa non me lo lasci mai fare. Devo farlo di nascosto. Beh, volevi qualche cosa? Senti, metti via i tuoi ritagli e vestiti. Sarò a casa, diciamo, fra un'ora. Come vestirmi? Sì, vestiti. Non ti va? Sì. Sì, sì, io esco sempre volentieri con te, lo sai, ma dico, andare a spasso a quest'ora... Ma no, non andiamo a spasso! No, allora dove andiamo? Prepara la valigia. Cosa? La valigia? La valigia, sicuro, sì, quella gialla, perché ce l'andiamo a passare il weekend sul fiume, a Morsang. A Morsang? Sino a lunedì, dai, sbrigati! Oh, è magnifico! Allora preparo subito la valigia e poi mi vesti in un attimo, eh. Ah, senti, vuoi che ci metta anche l'abito da pesca? E se vuoi lo tiro giù in un attimo e nell'armadio e... No, non ha importanza. Beh, sei contenta? Ah, caro, figurati. Un giorno intero insieme noi due soli, guarda, non mi par vero. Ma di un po'. Ma non c'è niente sotto? Non ci sarà qualche nuova inchiesta che ci rovina tutto? No, niente. Unicamente per trascorrere una giornata in santa pace con te. E poi di che ti trascuro, eh? A tra poco, eh? Ciao. Ecco fatto. Sai, ogni tanto bisogna anche
Dunque, senti, Luca, c'è anche una certa signorina, la signorina Berthe Janivaux. E chi è? Sarebbe la sorella di Mascovin. Ah, già, allora Berthe Janivaux. Senti, forse è stupido, però bisognerà che lunedì io sappia tutto quello che ha fatto domenica. Dunque, dimentico niente? Mi pare di no. Allora, a lunedì. Vecchio. Ciao, A lunedì, capo. E buon divertimento. Grazie. Sia dall'altra parte del fiume. No, non è strano. Il paese si è ingrandito, ma il centro è di là, eh? La barca del traghettatore farà servizio anche quando piove? Certo, c'è il ragazzino con l'ombrello aperto. Ma è scomodo, però. Con l'ombrello? Beh, certo. Non ti sei portato nemmeno un libro. No. Una volta che sei in vacanza avresti potuto approfittarne. Ti lamenti sempre che non hai mai tempo per leggere. Beh, una volta tanto che sono in vacanza ne approfitto per respirare l'aria pura. Mi dai il ventaglio, invece? Sì. Grazie. Buonasera. Isidoro? Isidoro? Ecco, oh, finalmente, ma dove ti hai ricacciato? Ho dovuto sistemare le reti per stanotte, no? E adesso volevo preparare il cestino del signor Blaise. Ah, a proposito del signor Blaise, ha telefonato da Parigi. Domani mattina nel cestino, invece del pollo, vuole soltanto prosciutto, mezza bottiglia di Borgogna, formaggio e frutta, capito? Signor Blaise sarà servito, ci penso io. Ah, e ricordati la famigerata. Va bene. Vogliamo andare a sedere là su quel divanetto? Sì, ah, ecco, sì. Fuori.
scusate, avete visto mio marito? No, signora. E chissà dove sarà andato. È molto mattiniero, vostro marito. Beh, sì, sì, di solito, sì, ma qui è venuto in vacanza, dovrebbe dormire di più. Ah, oh, eccolo qua. Io sono andato. Buongiorno, signora Maigret. Mi sveglio e non ti trovo più in camera. Ah, non sento. Ah, ma hai fatto stare in pena. In pena? E perché ti sei alzato così presto? Così unto a farmi una fumatina all'aria aperta a quest'ora. È una cosa deliziosa. Mi spiace che la colazione non sia ancora pronta, ma fino alle 8 non portano il latte. Ma no, no, non fa niente. Io prima faccio il bagno, poi mi vesto. Se volessero un caffè, è appena fatto. No, grazie, per me no. Per me sì, sì, un caffè con uno schitto di rum. E allora io salgo su in camera. Sì. Tu poi vieni a farti la barba. Sì, eh? Finisco la pipa, poi vengo su. Buongiorno. Buongiorno. Andata bene? Beh, un po' di luci. Ah, siete stato svelto però, eh? Svelto, dico, sono appena alle 7. Da questa notte alle 4 che sono sul fiume. Sì? Beh, allora no, non è granché data la vostra abilità, eh? Abilità è solo fortuna. No, siete un bravo pescatore voi. Sì, lo so, sono anche l'altro giorno visto due magnifici luci pescati da voi. Avete visto due luci pescati da me? Sì. E dove? A Parigi. La vostra padrona le aveva portati ad una sua amica. Ah. Il caffè, signor commissario. Grazie, speriamo siano buoni, quanto sono belli. Parlerete dopo che li avrete assaggiati. Sì, finché la carne del lucio, per me almeno, non è molto... grazie. Ecco, poi. Lasciate pure. Buongiorno, signor Blaise. Buongiorno. Isidoro ha preparato il cestino come desiderate. Il tempo è bellissimo. Non mi resta quindi che augurarvi buona pesca e buon divertimento. Grazie, signora Ruano. Ah, Isidoro mi ha detto che in albergo abbiamo un commissario di polizia. Sì, il commissario Maigret. E qual è? È un signore alto, robusto, con i baffi. Sta facendo colazione in piscina. Giacca scura e pantaloni chiari. Fuma sempre la birra. Ma è molto simpatico. Certo, certo. Ci vediamo stasera per la cena. Va bene, signor Blaise. Signor Blaise, non trovo il vostro coltello. Ce l'ho io. Piano, ragazzi, piano. Guardate un po'. T'ha bagnato? Si vede. Devo avere un sacco di quattrini, quello lì. Chi? Quel tale che è uscito per andare a pescare. Perché? Ti interessa? No, oh, così. Ne vai ancora? Ciao. Dividi. 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 Tu, vieni. Scusa un momento. Signor Isidoro,
Desiderate, signore? Che motore ha il motoscafo di quel signore che avete accompagnato? Ma un nome tedesco, non saprei proprio dirvi. Una bellissima barca, deve avere un motore molto potente. Altro che, il signor Blesa ama la velocità. E la pesca. Ma le due cose, pesca e velocità, possono andare d'accordo? Dipende come si pesca. Ah, vi volete dire allora che per pescare bisogna fermarsi? No, signore. Forse non ve ne intendete. Non avete notato la lenza? Ah, beh, pesca a strascico, cioè in corsa con quelle canne stupende. Chiedo scusa. Allora ve ne intendete. Un tempo è stato un eccellente pescatore. Vi vedrete, vi verrà voglia di ricominciare. Perché no? Ma a quel signore comunque il pesce non interessa molto, no? Interessa forse la pesca, ma non il pesce. Come? Anzi? No, pescare a strascico, la velocità che voi mi dite, questo vuol dire maciullare la testa dei pesci. Già. Poveri pesci. Ma con permesso, signore. Prego. Signora Maigret, cosa ne diresti di una passeggiata in motoscafo, eh? Ah, sì, volentieri. Allora, però scusa un momento, salgo a prendermi qualche cosa da mettere in testa. Ah, sì, allora prendi anche il mio cappello, eh? Sì. Grazie. Per aumentare, cos'è? La manopola, quella rossa di destra? Sì. Non correre? No. Ah, senti. Quel Simenon ha scritto un altro libro su di te. Già. Ah, lo sapevi? Sì, l'ho visto l'altro giorno sul tavolo del direttore. Credo si tratti dell'inchiesta Gwen. Sei uno strano uomo. Pubblicano addirittura dei libri su di te e tu non te ne interessi nemmeno. Non è vero, invece, li leggo tutti quando ho tempo di leggere, naturalmente. Questo si intitola Maigret sbaglia. Maigret sbaglia, eh? Devo tirargli le orecchie io, al mio amico Simenon. Ma come fa questo signore a sapere tutte queste cose sulle tue inchieste? Sei tu che li informi. Qualcosa gli avrò detto io, qualche altra cosa l'avrà tirata fuori da Luca, eh? Simenon è un volpone, lo sai? Sa come lusingare Luca, ma la fonte più sicura e copiosa di Simenon è il direttore. Quella è una grande simpatia per lui, perché gli piace tanto chiacchierare, allora. Però in quest'ultimo romanzo gli hai dato almeno un paio di informazioni sbagliate. L'ha fatta apposta? Ma tu come lo sai? Mi ricordo di avertene parlato. A me bastano le mezze parole. Questi 20 anni li ho passati quasi tutti in casa, aspettandoti, sola, sempre. Quando finalmente arrivi, sei stanco. Non hai voglia di parlare, oppure non ti piace. E perciò io ho imparato a capirti, soprattutto quando stai zitto. Andiamo, torniamo indietro? Sì, come vuoi. Beh, arriviamo fin lì alla chiusa di Corbeil e poi ritorniamo. Qual è quella laggiù? Sì. Chi è? Pronto, capo, sono Luca. Ah, dimmi. Capo, mi è successa una cosa un po' seccante, eppure vi giuro che avevo preso tutte le precauzioni. Jeanvier, oggi è di riposo, sicché fin dalla prima mattina ho preso io il suo posto, qui in Boulevard de Batignol, davanti alla casa di Le Trois-Gan. Dopo un po' che ero qui, io ho notato che a una delle finestre della casa di Le Trois-Gan
Una tendina veniva scostata e poi subito riabbassata. E questo un paio di volte. Comunque io sono rimasto tranquillamente a osservare. Tanto nessuno poteva riconoscermi. Mi sono travestito da mendicante. Imbecille! Come dite, capo? Te l'ho detto mille volte che non voglio i travestimenti! Ma per voi mettervi in maschera rappresenta il colmo della gioia! No! No, capo! Non è così! Non è così! Sì, caro brigadiere, è così! Sì, capo. Allora vi dicevo, alle 11 è uscita la signora e si è diretta verso Place Clichy. E io subito le sono andato dietro, lei è salita sul metro e anch'io subito dietro. Ma vi giuro che se non fosse stato per... Sì, beh, che cosa? Dove ti ha seminato? Come l'avete capito? Andiamo, dal tuo tono abbiamo capito subito, dai. Sì, capo. È scesa alla stazione Saint-Jacques, figuratevi. Un boulevard completamente deserto. C'era un solo taxi, uno solo. Lei, rapidissima, è saltata su e via. Io ho soccorso dietro, ho cercato un altro taxi, ma non c'era. Hai fatto almeno in tempo a prendere il numero del taxi? No, capo. La targa del taxi era tutta sporca, non si vedeva chiaro il numero. Ah, sì. Beh, adesso dove sei? Sono ritornato qui, in boulevard de Batignolles. La portiera dice che la signora non è ancora rientrata. Il vecchio però deve essere in casa, chiuso in camera, perché non si è visto. Beh, adesso cosa devo fare, capo? Beh, aspettare lì, senza muoverti. Sì. E richiamami quando la donna rientra, capito? Sì, capo. A proposito, stammi a sentire. Osserva bene le scarpe. Sarei curioso di sapere se sono infangate o impolverate, capito? Sì, capo, capito. Sei ancora mascherato o sei vestito da Luca? No, capo, sono travestito da mendicante. Ah, ti hanno fatto l'elemosina almeno? Sì, capo, due volte. Meno male. Tra poco. Grazie, signora Arroyo. Quando penso a quella povera signorina Jeanne... Ah, già, poveretta. Ma qualcuno dei vostri clienti la conosceva meglio di altri o no? No, mi pare proprio di no. Strano, eh? Perché strano? Scusate, non capisco. Era una bella donna, la dovevano notare, quindi mi pare strano che qualcuno non desiderasse stare un po' con lei, no? Non che fosse un orso, no, ma Jean viveva molto per conto suo. Col mestiere che faceva? Come mestiere? Dico, non era una suora di carità. Signor Arroyo, accidenti, faceva la chiromante, aveva una clientela, Eppure io vi ripeto che lei stava quasi sempre con i bambini, li adorava. Beh, l'avranno almeno conosciuta i padri, le madri di questi bambini, no? Non so cosa dirvi. Sapete, noi siamo come una famiglia, ecco, una grande famiglia che di tanto in tanto si allarga, si ingrandisce. Beh, d'ora in poi tenete presente che sarò anch'io della famiglia, farò parte anch'io di questa famiglia, così ci allarghiamo un po' di più, eh? E chi era al telefono? Luca, che voleva un'informazione. Ma neanche la domenica ti lasciano in pace. Ma cosa credi, la domenica la gente sia migliore che gli altri giorni? Cosa desiderano mangiare, signori? Avete la carta? Sì. No, grazie, è per me un consomme. Per me invece, io sono indeciso fra la zuppa di cipolle e... c'è il cassoulet. No, è troppo pesante per te. Troppo pesante? Cassoulet. Ma perché non volete venire? Gli amici hanno da proporci un grosso affare. Ve l'ho già detto, Justin. L'affare mi convince poco. E poi con quel poliziotto in albergo preferisco non dare nell'occhio. Ci rivedremo domenica prossima. Come volete, signor Blaise. A domenica. A domenica. Thank you.
Belli, eh? Medi. Sono stati pescati con esche vive, avete detto, no? Sì, credo, certamente. Strano però, eh? Non c'è traccia del lama per niente. Non hanno ferite, nemmeno un graffio. E dico, staccare un amo da un luccio non è mica una cosa semplice perché morde. Vedete, no, che denti ha. Certe volte deve aprirlo qui dal ventre anche. Mo, chissà come farà il signor Blair, eh? Deve avere una tecnica speciale, piccole astuzie di pescatore. Chissà se poi me lo confiderà, eh? Permettete, bisogna che gli rincarti perché li porterà certo a Parigi. Ah, certamente li porterà. Ti cercavo. Che fai? No, niente, niente. Pensavo ai lucci del signor Blaise. I lucci del signor Blaise? Cosa hanno di speciale? No, caro mio, a me non la dai a bere. Sono stato pescatore anch'io. I lucci sono intatti e guarda caso Isidoro ha pescato tutta la notte con la rete. Ma che dici? No, niente. Parla fra me. Vai, riro. Il signor Blaise viene spesso a Morsan? Il signor Blaise è uno dei miei migliori clienti. Da molti anni non è mai mancato una settimana. Arriva il sabato e riparte la domenica. Arriva in macchina? No, 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 no. Arriva e parte sempre col treno. Il suo treno è quello delle 18:15. Ecco, il traghetto ci vuole il suo tempo, quindi non tarderà molto a scendere. È mai venuto con donne? Ma, signor commissario. Non so, una domanda indiscreta, non scandalizzatevi per così poco, siamo adulti, no? Io non vorrei che pensaste che sì, che questo è un luogo d'appuntamento. Ma, chi dice questo? Ma, si conoscevano con la signorina Jeanne? Sì, certamente, ma così come tutti. I miei clienti non si guardano in cagnesco. Buongiorno, buonasera. Ma questo signor Blaise come si comportava con la signorina Jeanne? Commissario, perché volete farmi dire quello che io non oso nemmeno pensare? Osate, signora, osate pure. Va bene, signore, grazie. Tenete. Eccolo, per carità, non facciamo scandalo. Cara la nostra signora Roma. E così anche oggi avete fatto una buona pesca, a quanto pare. Non c'è male, grazie. E avete dormito bene? E su via confessate che non è vero che pescate sempre, eh? Qualche sonnellino ve lo fate quando la vostra barca è ormeggiata fra le canne. Non dormo mai durante il giorno. No, e allora che cosa fate durante le pause di riposo? Proprio adesso con il commissario Maigret dicevamo, pronto? Hotel Beaupigeon? Sì, sì, subito. E per voi, commissario, ancora a Parigi. Scusate. Un attimo, prego, eh. Scusate, signora Loire. Volevo dirvi... Che? Cosa dicevate di me con il commissario? Niente, si parlava così del fatto che voi siete un ottimo cliente e che venite qui da tanti anni e che vi piace pescare. E niente altro? Cos'altro volete che dicessimo sul vostro conto, signor Blaise? Una persona, un uomo come voi. Va bene. Sì. No, volevo sapere, ma è rientrata in taxi? No, 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 è rientrata a piedi dalla parte di Rue d'Amsterdam. Ah, e le scarpe com'erano? Ah, pulite, nessuna traccia di fango. Rientrata, lei è uscito il vecchio? Ho capito, ma che aria aveva? Boh, tranquilla, tranquilla, la solita passeggiatina, però io gli ho messo dietro un agente lo stesso, eh. Ora che devo fare, capo? Eh beh,
Senti, no, beh, mi è venuto in mente. Tutto fatto per rintracciare l'uomo del cabriolet verde? Ah, sì, sì, tutto fatto. Però non l'abbiamo rintracciato. Vabbè, allora cosa dici tutto fatto? Capo, dici tutto fatto, tutto fatto. Me l'avete chiesto, capo. Dici tutto fatto, non l'abbiamo rintracciato. Non è stato possibile. Ma prova all'ippodromo di Vincennes, alle corse notturne. Ah, sì, andiamo. Io non mi muovo di qui. Sì, capo. E fatemi vivi. Sì, capo. Ma signora, signora Roa, dove è andato? Chi? Il signor Blaise, cioè... Ah, il signor Blaise, appena voi siete entrati in cabina alcuni clienti partivano in macchina e lui ne ha approfittato. Ah, persone che conosceva? No, tant'è vero che si è presentato e ha chiesto scusa. E ha chiesto se potevano condurlo a Corbeil perché temeva di perdere il treno. Ha portato con sé i Lucci? Sì, aveva il pacco sotto il braccio. Ah, il pacco sotto il braccio. Naturalmente non sapete il numero della macchina che... Cosa avete in mente, signor commissario? Una persona come il signor Blaise? Quanto meritavo? Niente. Avete il suo indirizzo di Parigi? Certamente, sul registro, aspettate. Sì. Ma... Però io dico... Cosa dite? Cos'è che vi fa pensare che il signor... Ma no, non penso a niente, signor Orwa. Datemi il registro. Va bene. Ah. Ecco. Grazie. Però insisto nel dire che non vi capisco, signor commissario. No? Ma già, i poliziotti sospettano di tutti. Sì, ognuno deve fare il suo mestiere, signor Orwa. Ognuno il suo mestiere. Dunque, vivi. Lingue blanche, Béa, Blondi, Fumant, Bormont, ecco qua, Blaise. Blaise Emile Benestante, Rue Notre-Dame de Lorette 25, Parigi. Signora Roa, non fate quella faccia, che non è successo ancora niente, vi prego. Signora, me lo fate servire un piccolo Calvados, eh? Certamente. Bravo, bravo signora. Mi date la Parigi, polizia giudiziaria, io sto in linea. Pronto? Pronto chi è? Chi è Jean? Sì. Ah, sono Maigret. Dite, commissario. Dunque, chi c'è di guardia a Rue Notre-Dame de Lorette? Dupré? Beh, vada per Dupré. Ma però niente travestimenti, mi raccomando, eh? Va bene. Prendi nota, adesso ti dico tutto. Chiedere informazioni e sorvegliare un certo signor Emile Blaise, eh? Scritto? Sì. Guarda che non deve essere ancora rientrato a Parigi. Di a Dupré che appena rientra mi chiami qui a Morsan, eh? Sì. Capito? Albo Pigeon. Emile Blaise, rue Notre-Dame de Lorette, 25. D'accordo? Certo, capo. Bene. Me ne portate un altro? Certo. Grazie. Senti, Maigret. Se dormiamo di nuovo qui stanotte, sarà bene chiedere un'altra stanza. Perché? Perché l'altro è troppo stretto. No. Ma sì, caro. Io non lo dico per me, ma per te. Sì. Tutta la notte non hai fatto altro che girarti, rigirarti nel letto. Ma no, ho un po' caldo, naturalmente. No, ma tu devi riposare, caro. Devi dormire. Domani ricominci a lavorare. Ma poi sei qui per questo, no? Per riposarti. Ma non fa niente, ho dormito benissimo. No. Ma no, cara. Vedete un momento. Permettete che guardo l'elenco telefonico? Prego, prego. Dunque, sempre al lavoro, eh? L'estate è sempre così. Eh sì, eh? L'estate c'è molto lavoro. Pensavo al signor Blaise. È divertente, signor Blaise.
Che cosa è divertente? No, è divertente perché è la maniera dei pescatori. Cosa credete che non abbia capito? Non vuol passare per un novellino, una questione di prestigio per Bacco. Così i lucci li ripescate voi, vero? Per un buon cliente, capirete, si può anche chiudere un occhio, no? Sì, 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 certo. Anche tutti e due, voi sì, ma io no. Ma non sentite? Sentite odore di pesce? No? Deve essere questo pacchetto. Ah sì, è proprio questo. Ma quando poi il signor Blaise è partito così in fretta che... No, no. Ha dimenticato qua i suoi luci. Non sono quelli del signor Blaise, sono per una signora. Ah, sono per una signora? Che strano, avevo proprio creduto fossero quelli del signor Blaise. Oh, figuriamoci se il signor Blaise dimentica i suoi pesci. Già, che figura ci farebbe tornando a mani vuote con gli amici. Già, permettete, scusate. Prego. Qui Dupré che parla. Salve, commissario. Il signor Blaise è rientrato. Sì, aveva dei lucci? Come, cosa? Dico, se aveva dei lucci. Lucci? Ma, lucci pesci? Sì, lucci pesci. Ma che dite, commissario? Beh, non aveva un pacco, un pacchetto sotto il braccio, no? No, non aveva niente, nessun pacco, no. Ma... Io continuo a sorvegliarlo. Certo, certo. Bene, bene, va bene. Qui Polissecur. Da via Coulancourt nulla di nuovo, capo. Tutto tranquillo. Il vecchio è rientrato alle 7. Ma non è uscito nessuno di casa, no? No, non è più uscito nessuno. Io credo che stiano dormendo tutti, perché non vedo più nessuna luce dalle finestre. Tutto tace. Me la fate fare anche a me una bella dormita questa notte, commissario Maigret? Ma sì, va bene. Grazie. Allora io passo le consegne a Janvier, siamo già d'accordo. D'accordo. Vi do la buonanotte, capo. Buonanotte. Allora? Niente. L'altro giorno io ho dimenticato di chiarire un punto. Quando hanno bussato alla porta di Jeanne, avete detto che lei stava facendo le carte, sì o no? La signorina Jeanne vi ha spinto verso una porta, vi ha chiuso dentro. Ecco, vorrei sapere, le carte sono rimaste lì sul tavolino o lei le aveva già raccolte? Il giudice istruttore dà molta importanza a questo particolare, sa poi perché... Sforzatevi di rivivere la scena, eh? Fa caldo, la finestra è aperta, nella stanza c'è molta luce, le carte sono sparse lì sul tavolo. No. E le carte spiccano coi loro colori vivaci, ve lo dovreste ricordare? No. Rispondetevi, ne prego, signor Le Cloaca, questo non è un interrogatorio ufficiale. Vedete che non c'è nessuno che mette a verbale le vostre risposte, dunque. Le carte sono rimaste sul tavolo o no? Sì. Ne siete certo? Sì. Ah, beh, allora Jeanne stava facendo le carte? Sì. Luca? Luca? Che succede, capo? Luca, sono molto scontento di voi. Sì, voi avete detto e scritto, sì, a verbale, che la signorina Jeanne non faceva mai le carte, e che neppure se le sono trovate nell'appartamento, è vero? Esattamente, signor commissario, tutte le testimonianze concordano. La signorina Jeanne non era cartomante, ma chiromante, e inoltre usava la sfera di cristallo, all'orientale. Ecco, dunque, non si capisce, signor Le Cloaca, forse poco fa... No, avete capito male la mia domanda, avete risposto affrettatamente, senza riflettere. Non potevano esserci le carte sul tavolo. Io non lo so. Potete andare. Sì, signor commissario.
Vedo che siete stanco, signor Le Clogan. Anch'io. Ma cosa volete? Purtroppo sto svolgendo il mio lavoro, devo rendere conto ai superiori, capite? Adesso scusatemi se affronto un argomento un po' delicato, eh? Mi è parso di indovinare, anzi è evidente che in famiglia voi non siete molto felice, eh? Non è così? È più che naturale, allora, che abbiate cercato altrove un conforto, un'amicizia, no? Rispondetemi, ve ne prego, signor Le Clogan, non c'è niente di male se avete sentito il bisogno di un po' di affetto, un po' di calore umano. Guardate, io ho capito subito che non eravate tipo da farvi predire l'avvenire, no? Se vi trovavate in Rue en Court e se la vostra amica vi ha nascosto in cucina è perché non eravate lì come cliente, ma diciamo così, come amico, no? No. Signore Clogan, voi potete aiutarci, lo capite, vero? Sappiamo ben poco noi della vittima. Sappiamo che ha cominciato la sua carriera a Parigi come sartina, poi è stata indossatrice, infine ha messo su una modesta sartoria in Rue Saint-Georges chiamandola Chez Jeanne. E il nome Jeanne poi le è rimasto. Gli affari andarono male e si trasferì in Rue Caulaincourt. Ma quali erano le sue relazioni, quali i suoi amici? Questo ti sarebbe prezioso sapere. Non dovete chiederlo a me. Io non so nulla. Non so nulla. Vediamo, signor Le Clogan, io capisco benissimo la vostra discrezione, ma non dimenticate che il nostro unico scopo, dico, è punire l'assassino della vostra amica, eh? Ma che cos'è che vi trattiene dall'ammettere la vostra relazione con la signorina Jeanne? Lo fate per riguardo a vostra moglie, a vostra figlia? Questo non c'entra con loro. Può darsi che voi, invece, essendo ricco, abbiate soltanto aiutato finanziariamente una povera ragazza nei guai. Guardate, questo sarebbe perfino bello. Sì, perché qualcuno l'aiutava, per forza, questo è certo, lei non faceva lusso, ma conduceva una vita agiata che certo non si sarebbe neanche potuta permettere basandosi solo su quello che incassava, sul suo lavoro. Voi avete una rendita di 200.000 franchi, dunque non vi sarebbe stato difficile, è vero? Guardate, qui uno dei miei uomini si è dato da fare per raccogliere delle informazioni su di voi. Tutte ottime, eh? Ottime, che tanto abbiamo appreso, proprio vi fanno onore, veramente. Benissimo. Sembra quasi un racconto d'altri tempi. 30 anni fa voi eravate medico di bordo su una nave di linea per l'Estremo Oriente, eh? E un ricchissimo allevatore argentino viaggiava con la figlia. Scoppiò un'epidemia di febbre gialla e in quell'occasione vi foste ammirevoli, vi prodigaste fino all'eroismo. Salvaste la fanciulla argentina che era stata gravemente colpita dalla malattia, ma i vostri eroici sforzi vi costarono la salute e anche il posto. Sì, perché oramai al limite delle forze doveste essere sbarcato al primo porto. Fu allora che l'argentino riconoscente decise di assegnarvi una rendita di 200.000 franchi, vita natural durante. Bellissimo. Congratulo, signor Le Clogan. È tutto talmente bello che sembra quasi irreale, veramente. Tornato poi in Francia, vi sposaste, non navigaste più e vi stabiliste a Saint-Raphaël, dove conduceste a lungo una vita serena, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo poi a Parigi le cose cambiarono, non è vero? L'età gioca brutti tiri alle persone.
Nel caso poi di vostra moglie l'ha resa avara, dispotica. Dov'è? Dov'è mia moglie? Dov'è? Di là che vi aspettano, ricordate? È arrivato, è stato convocato qui e lei vi ha accompagnato. Adesso potete andare a raggiungerla perché non ho altro da chiedervi. Potete andare. Oh. Ah, sentite, ho parlato ieri con uno dei vostri amici. Guardate, ho qui dentro al cassetto la sua fotografia. Volete dirmi il suo nome? Non vi ricordate il nome del vostro amico? Strano, perché invece lui mi diceva che era... Scusate. E c'è? Sì, vengo. Accomodatevi qui, signore. Ecco, sarete più comodo. Ecco. Mettete lì e cercate di ricordare. Forse è un po' di tempo che vi siete perduti di vista, eh? Caffè? Capo, io non so più che cosa fare con quella donna lì, la moglie del vecchio. Sono 3 ore che lì non... Fra qualche minuto farà uno scandalo, non può più star ferma, chiama l'usciere ogni 5 minuti. Fa un baccano, vi dico, del diavolo. Poi minaccia, dice che informerà la stampa, che muoverà certe pedine sue altolocate, eccetera, eccetera. E adesso vuol vedere il direttore, capo. Vabbè, lasciate che vi sfoghi. Non vi lasciate impressionare, andiamo dagli isterismi di una donnetta. Vabbè, capo, ma non sto duro, Sentite, io non sono un seviziatore. Eppure, dietro quell'uomo di là c'è un mistero che mi esaspera. Devo arrivarne a capo, in qualche modo, non so come, ma... Insomma, vedetelo a voi con quell'arpia, io torno di là dal vecchietto che non mi è affatto antipatico, No, coraggio, anzi, mi fa pena. Signor De Cloaca, c'è una novità che non semplifica affatto le cose. Mi ha telefonato il giudice istruttore che si è presentato al tribunale, un nuovo testimonio che abita in Rue Caulaincourt, proprio di fronte al 67 bis. Ora, quest'uomo dice che il giorno del delitto, poco dopo le 5, vi ha visto gettare dalla finestra una chiave. La chiave è stata ritrovata? Per me è lo stesso? No, signor Leclerc, vi rendete conto che questa dichiarazione aggrava molto la vostra posizione, per quella chiave? Signor commissario, sapete bene che non è vero. Ammetterete però che la vostra vita è perlomeno equivoca. Siete stato un brillante, un coraggioso ufficiale di marina, come attesta il vostro stato di servizio. Siete ricco, non lo potete negare, ma vivete come un miserabile, perché in casa vostra siete di troppo, appena appena sopportato, non è così? Sì, passate per le strade così, errando come un mendicante da un marciapiede all'altro. Ma perché? Che cosa... Cosa è avvenuto che ha provocato un simile cambiamento? Signor Leclerc, ditemelo, che ha mutato così tristemente la vostra vita. Perché avete lasciato San Raffaele e vi siete stabilito qua a Parigi? Perché? Perché sapete bene che io sono pazzo. Ah no, per Diana, no! Dite pure che certe persone vogliono farvi passare per pazzo. Voi sapete benissimo a chi alludo. No, io sono pazzo. Ripetete, signor Leclerc, riflettete, perché quello che dite è molto, ma molto grave, sapete. Sì, se veramente siete pazzo, cosa a cui io proprio non credo. Nulla si oppone alla possibilità che siate voi l'assassino della chiromante.
I pazzi sono irresponsabili. Siete in casa sua, mi passa per la mente di ucciderla e lo fate. E quando rientrate in voi, spaventato dalle conseguenze, per non essere sospettato, pure perché avete sentito dei passi per le scale, vi chiudete in cucina e gettate la chiave dalla finestra. È andata così? No, io sono pazzo, ma non l'ho ucciso, Jean. Oh, finalmente l'avete chiamata Jean. Mettete dunque che esistevano dei rapporti intimi, fra di voi, signor Leclogan. Ditemi esattamente che cos'era quella donna per voi. Ma non abbiate pudore, siamo abituati a confidenze di ogni genere qui avanti, su parlate. Non ho niente da dire, commissario. Sono stanco. Signor commissario, ho tanta sete. Leopold. Sì, signor commissario. Portami un bicchiere d'acqua. Acqua? Subito. Signor Leclogan, dove è andata vostra moglie? Domenica tra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio. Avanti. Ecco l'acqua, signor commissario. Dagli un po' d'acqua. Prego, signore. Ecco, bevete, speriamo che serva anche a rinfrescare le idee. Dunque, dove è andata vostra moglie domenica tra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio? Non sapevo che fosse uscita. Ah, vi avevano chiuso in camera, come al solito. Ma insomma, per Giove! Non volete farmi credere che non sapete nemmeno perché vi chiudono in camera come una bestia rognosa? Oh. Ma perché sono pazzo? Ma non... un pazzo non riconosce mai la sua follia. Eppure io sono pazzo. Ma non ho fatto niente di male, ve lo giuro. Non bastano i giuramenti per Diana, si saremmo freschi se stessimo retta tutti lì sulla parola. Ma per carità. No, non avete fatto niente di male, va bene, sta bene. Ma allora parlate, eh? Signor Leclogan, o siete l'essere più idiota di questo mondo o... Guardate lì sopra, c'è un mandato d'arresto per voi. Se non vi decidete a parlare, io questa notte vi faccio passare la notte al fresco, va bene? Per me è la stessa cosa. Ma perché? Perché vi lasciate maltrattare senza lamentarvi? I vostri vicini parlano di voi, alcuni con disprezzo, altri con pietà. Mia moglie ha cura di me. Ah sì? E allora perché girate inverno e estate con questo straccio addosso? Non avete un centesimo in tasca? Non possedete neanche, non so, un briciolo di tabacco? L'altro giorno una gente vi ha visto raccogliere una cicca per la strada. Io mi accontento. Sono accontento. Appunto, questo che non capisco, pertingi, non lo capisco, non riesco ad afferrarlo. Ma perché non vi lamentate? Perché non vi ribellate nemmeno quando vi rinchiudono nella stanza più angusta della casa? E vi nascondono alla vista di tutti gli amici come una bestia rognosa. No, vi assicuro, mia moglie ha cura di me. Oh sì, ho cura, se no non vi lascia morire, ma è naturale. Voi sapete benissimo perché. Perché la rendita di 200.000 franchi spetta a voi solo. La signora Leclogan resterebbe senza un centesimo alla vostra moglie. Perché non vi lascia morire. Vi giuro, signor commissario. Che cosa? Sentite, adesso non mi manderete fuori dai gangheri, veramente, signor Leclogan, ascoltate. Guardate, io non vi arresto ancora, però non cantate vittoria, eh? Ecco, questo vi voglio dire soprattutto. Se vi resta ancora, non so, un briciolo di buon senso, capirete che non avete altro da fare che raccontarmi tutto quello che sapete. Capito? Ecco. Leclogan. Ma perché non mi avete chiamato prima? Sono 4 ore che vi state spolmonando. Sì, niente. Fai entrare la signora Leclogan. Sì. Prego, signore.
Io vi faccio notare che questo non è il modo. Vi prego di tacere! Se siete indignata perché avete tanto aspettato, la colpa è vostra. Io ho convocato solamente vostro marito, non voi. È abbastanza cresciuto perché possa venire qui da solo. Anzi, un'altra volta, se dovesse capitare, dirò che non vi lasciano nemmeno salire. Dunque, regolatevi, eh? Oh. Adesso me lo restituisco. Non ho ancora deciso quali misure prendere nei suoi confronti. È probabile però che chiederò una perizia psichiatrica per stabilire se è pazzo o no. Adesso potete andare. No, troppo facile. La cosa non può finire così. Andrò fino in fondo io, costi quello che costi. Mi sento fra come stia... Fuori, ho detto! Perché... Andate da chi vi pare! Fate quello che volete, ma fuori di qui! Fuori di qui! Portate via! Avanti, fuori che lui! Non fate passare, fate largo. Via! Fuori! Oh, insomma... Non ce ne può più! Porcenti! Capo. Non niente paura, vecchio mio. Non mi hai mai visto così, eh? No. Vabbè. Ma quella donna, vedi che non la posso vedere neanche dipinta, non so perché. Insomma, vedi cosa pagherei perché avessimo trovato lei invece del vecchio, là in quella maledetta cucina di Rinfolo e Cuore. Questo mi fa pensare che... Mi fa pensare a che cosa? Ma niente, però è indispensabile sapere dove era quella donna quando è stato commesso il delitto. E sì, bisogna saperlo al più presto, con certezza, te ne occuperai tu, eh? Ma, capo, perché non le avete chiesto che cosa ha fatto nella giornata di domenica? Ma perché sì, perché è proprio quello che si aspettava che le chiedessi. Chissà che bella risposta si era preparata, figuriamoci. Proprio questo, vedi, che l'offende, che la mette fuori di sé. Che nessuno abbia rivolto la minima domanda, è proprio questo. Non vorrei essere dentro quel taxi che la sta riportando a casa, povero vecchio, che la vipera deve essere in preda al furore, eh? Ma voi credete che la... Perché crede? Credo niente in questo momento, chissà. Forse mi concederò una vacanza a San Raffaele. Dimmi un po' quell'altro fenomeno lì, quell'imbecille di Mascovin. Come sta? Hai telefonato all'ospedale? Sì, insomma, condizioni, diciamo, soddisfacenti, ecco. La sorella è andata a trovarlo, ma lui non l'ha riconosciuta. I medici dicono che ci vorrà un paio di giorni, E l'uomo del cabriolet verde? Capo, non me ne parlate, siamo al 20° cabriolet verde. La ragazza della latteria non ha riconosciuto nessuno. Sì? Il commissario? Il direttore chiede di voi. Sì, arrivo subito. Senti, guarda che è caduto qualche cosa lì. Sì, raccolgo. Sì, dopo. Fammi portare a aprire un bicchiere di birra, così. Formidabile, eh? Va bene, penso io, capo. C'è qualche cosa che non va, capita bene, vedi. Oggi è proprio la giornata adatta, eh? Capo, mi raccomando. Luca, ma andiamo, non ti preoccupare, eh? Dico, mi so dominare, no? Miguel. Ci avete fatto chiamare, capo? Sì, credo che mi riguardi. Sentite. Signor direttore, eccetera, eccetera, ho l'onore di portare a vostra conoscenza alcuni fatti che vi prego di chiarire per evitarmi una protesta in forma ufficiale. Domenica scorsa, tornando da Morsat-sur-Seine, meta del mio abituale weekend, ho saputo dalla mia portinaia che un individuo qualificatosi per brigadiere di polizia mi aveva posto un'infinità di domande sulla mia persona, i miei mezzi, le mie abitudini. Sarà meglio che vi sediate perché questo signore è di frase lunga, eh? Dato che la portinaia ha omesso di chiedere al suddetto individuo i documenti relativi alla sua qualifica professionale, ho ragione di credere che si tratti di qualche malvivente travestito da poliziotto. Non mi nascondo che gioco in borsa, come consentito a ogni cittadino francese, e se guadagno investo in immobili, come può testimoniare il direttore della ditta Prude Drouin, di cui sono cliente. Mi capita spesso perciò di tenere in casa somme titoli di valore considerevole.
Non è improbabile quindi che il malandrino aspettasse il momento opportuno per fare una visita fruttuosa al mio appartamento. Ho segnalato i fatti al commissariato di zona, ma la mattina dopo l'uomo era sempre lì. Per di più ho notato che è stato avvicinato da una persona di una certa età, di corporatura pesante, che fumava la pipa e che indossava un abito di cattivo taglio. I due si sono stretti la mano, quindi sono entrato al via più io a bere un bicchiere. Begre, quante volte ve l'ho detto? Cambiate sarto. Cambiate sarto. Beh, andiamo avanti, bere un bicchiere. Non posso che pensare a una banda organizzata che miri al mio denaro. Per tutta la giornata di lunedì, infatti, sono stato seguito da individui che mi sembrano intendersela tra di loro e tutti dall'aria poco raccomandabile. Poi dico, come la mettiamo? Questa è un'offesa alla forza pubblica. Vi prego, signor direttore, di volermi interessare affinché questi fatti siano chiariti e sia messo fine a uno stato di cose che mi appare inquietante. Vi prego di credere, in senso della mia alta considerazione. Firmato... Emil Blaise. Emil Blaise? Rue Notre Dame de Lorette 25. Ebbene, mio caro Maigret, che ne pensate? O questo signor Blaise... Questo signor Blaise vi sta facendo fesso, capo. Me? Ma anche voi, se non ero. Oh, anche me, certo, anche me. Ma poi chi lo dice? Forse l'astuto signor Blaise questa volta non ce l'ha fatta. Eh sì, ci ha fornito senza volere un'informazione preziosa. Mi volete dare un momento questa lettera? Scusate. No, voglio vedere. Dunque, dov'è? Eccolo qua. E se guadagno, investo in immobili, come può testimoniare il direttore della ditta Prude e Drouin, signor Drouin, di cui sono cliente. Santo Maigret! Hai avuto ragione anche questa volta. Io le persone, capo, le sento così. Insomma, non mi volete spiegare? No, sarebbe. O sono qui solo per tenervi compagnia? È troppo lungo entrare in particolari, ma vi ricordate Mascovene? L'uomo della famosa carta assorbente, eh? Ebbene, Mascovin è impiegato da Prud e Drouin. Sì, ma il signor Blaise? aspetta, chi ha scoperto il delitto? Una certa signora Roy che gestisce la locanda del Beau Pigeon a Morsan. Io seguito a non capire. La chiromante, la signorina Jeanne, andava spesso a Morsan. Il signor Blaise, guarda caso, vi si reca ogni settimana lì e vi pesca certi lucci che sono già stati pescati in precedenza. Ma che lucci, Maigret? Insomma, io comincio a credere che... Io credo invece di cominciare a capire. Ma scovencia avvertere il delitto prima che sia stato commesso. La chiromante viene effettivamente fatta fuori. La signora Roy scopre il cadavere pochi minuti dopo. E il signor Blaise è cliente della signora Roy e di Prude Drouin. Già, due punti di contatto. Morsan e Prude Drouin. Il signor Blaise è un cliente importante per la vostra ditta? Beh, non mi pare che la domanda metta in gioco il vostro segreto professionale. Beh, ammetterete che è una domanda perlomeno delicata. Importante. Io non so che valutazione intendiate dare a questo termine. Io, come ditta, non lo ritengo importante. Perché il suo conto in banca è senza dubbio eccellente. Beh, questa è un'informazione che qualunque agente finanziario può darvi. Ma per noi non è certo un buon cliente, no. Piuttosto invadente, semmai. Beh, questo è un difetto comune a molti, purtroppo, specie fra i clienti che vivono di rendite e che quindi hanno poco o nulla da fare. Vengono qui, si informano, visitano terreni, immobili, discutono di prezzi proprio come se volessero comprare. E il più delle volte non si decidono. Ma per loro è un passatempo, ecco. Scusate, prendo la cartella del signor Blaise. Avanti. Accomodatevi, signor giudice, vi prego. No, grazie, solo due parole. Ma perché non mi avete fatto chiamare nel vostro ufficio senza disturbarvi? Stavo uscendo e... Accomodatevi, vi prego.
Ho esaminato con attenzione il vostro rapporto di ieri sera. Raccomandatevi, prego. Grazie. Come dicevate? Parlavo del vostro rapporto di ieri sera. Ah, sì. Ne abbiamo discusso con il sostituto e anche lui la pensa esattamente come me. O il vostro Le Coaglan. Ma non vedo perché il vostro Le Coaglan. O il vostro Le Coaglan. È veramente pazzo? Oppure, se non è colpevole, cosa di cui comincio a dubitare, la sa molto più lunga di quanto non voglia ammettere. Perciò ho chiesto una perizia medica. Oggi alle 3 sarà visitato da 2 psichiatri assistiti dal dottor Paul. Ho mandato anche un ordine rogatorio a Saint Raphael perché si indaghi sulla vita che conducevano là i Le Coaglan. Converrete con me che un affare come questo, che si trascina per le lunghe, irrita l'opinione pubblica, quindi voi mi scuserete se io... Oh, avete fatto benissimo, signor Comeglioti, che dovrei scusarvi. E dove avrà luogo l'esame psichiatrico? In un primo tempo nell'appartamento, poi se i medici lo riterranno opportuno porteranno il vecchio con loro. Voi ci sarete, non è vero? Sì, può darsi, può darsi. Avete ancora bisogno di me? No, grazie. Anzi, un'altra cosa. Quel Blaise, mi raccomando. Quel Blaise, che cosa? Se andate con i piedi di piombo. Ho saputo della lettera che ha mandato al vostro direttore. Come vedete il tipo è piuttosto permaloso. Potrebbe anche darci delle noie, mettere di mezzo qualche amico influente, qualche deputato. Sì. Insomma, tenetelo presente. Oh, certo, teremo presente tutti, gli amici, i parenti, i deputati. Perché no? Anche il Presidente della Repubblica. Signor Giudice, non cominciamo con le prediche, non è il momento, credete? Prediche? Ma per l'amor di Dio, era soltanto un consiglio. Beh, vi ringrazio, signor Giudice. Se avete ancora bisogno di me, io sono qua in sede. Va bene. Però che fatica, per guadagnarsi il paradiso. Arrivederci. Arrivederci, signor Giudice. Ah, se tutto va bene, questa è la volta buona che mi fanno santo. Però... Santo Maigret. J'ai le marre de Paris, de ses rues, de ses boulevards, de son air triste et gris, de ses jours et de ses soirs. Et l'odeur du métro me revient aussitôt que je quitte mon Paris pour des pays moins gris. J'ai le mal de la Seine qui écoute mes peines et je regrette tant les quais doux aux amants. J'aime me promener dans tous les beaux quartiers, voir au Palais Royal les filles à marier, traîner à Montparnasse de café en café.